c'è stata una separazione da almeno, cioè no, Attilio Ricchio non è più capo gabinetto, non è più direttore generale qui al comune. Sì. Una scelta, suppongo, sia stata molto sofferta anche da parte sua. Che cosa ci può dire su questa vicenda? Perché parla di scelta come se fosse una scelta per motivi familiari? Auricchio è andato via, quindi credo vanno rispettati i motivi familiari. Non credo quindi sia non il caso. Ci sono di... altri motivi dietro questa? Non ci sono state magari delle. No, abbiamo tutti i giornali, non solo io, tutti quanti abbiamo parlato anche di rottura, di una situazione che era stata. I giornali dicono di tutto. Io mi attengo alle dimissioni del dottor Auricchio che sono per motivi familiari, quindi questa è l'ufficialità. E questo è quello che conta. Invece a me interessa molto proseguire, perché la vita non si ferma, salvo che non c'è la morte, e in questo caso non c'è la morte. C'è un'esperienza importante che è andata avanti per 9 anni e che per motivi familiari si è interrotta. Io sono già proiettato sul presente e sul futuro e ho nominato 2 persone che in maniera altrettanto valida di come ha svolto Attilio Auricchio, al quale ci legano rapporti, come voi sapete, molto antichi, e con il quale mi sono sentito ieri pomeriggio, ieri sera, e sta anche venendo qua in comune, sta facendo in tribunale, perché ricordavo i tempi pregressi, e quindi non ci sta nessuna rottura. Il direttore generale, le funzioni di direttore generale le svolgerà la dottoressa Patrizia Magnoni. Chiarisco, perché qualcuno pensa che fra 3 giorni invece la Magnoni sarà un'altra, la dottoressa Magnoni sarà il direttore generale per il prossimo anno del Comune di Napoli, con funzioni piene. Attorno alla Magnoni faremo una squadra unita per dimostrare che siamo sempre più forti, e quindi ci sarà una direzione generale collegiale, e il dottor Ernesto Pollice sarà il capo di gabinetto nei tempi tecnici necessari per formalizzare vari aspetti, perché ci vuole qualche giorno anche per consentire ad Auricchio di prendere possesso dei nuovi uffici. Quindi è una gestione assolutamente ordinaria. No, Auricchio deve andare via. Oggi c'è anche una riunione di maggioranza, ci saranno dei nuovi cambiamenti, ci sarà l'ingresso di altri assessori in giunta? No, ma la riunione di maggioranza è legata alle prospettive delle elezioni regionali, sì. Questa non è legata ad altre cose.